Passiamo ora al prossimo intervento, l'azienda di RX, quindi invito qui Roberto Rovere. E ci parlerà di un pozzetti per gelato sostenibile. Prego. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito da parte del MIG e del gruppo Sacquari. Allora, Biarritz da sempre è produttore di pozzetti gelato, principalmente agricole. E questo per noi è il prodotto, per quanto riguarda la vendita, più sostenibile nel mondo del gelato, per quanto riguarda la vendita, perché comunque consumo di energia, consumo di acqua ed anche il lavoro da parte del gelatiere, perché secondo me la sostenibilità è anche la manodopera del gelatiere, la quantità di tempo che utilizza per fare il gelato, per vendere il gelato, sia la più sostenibile. Chiaramente il problema del pozzetto è che non si vede il gelato, questo è il problema del pozzetto, che non si vede il gelato. Quindi a tempo i gelatieri, i venditori ci chiedevano di fare un pozzetto a vista, cioè un pozzetto dove il gelato si vedesse per poter comunque comunicare anche appunto con la vista. E un paio di anni fa abbiamo tirato fuori questo prodotto, praticamente un pozzetto agricolo dove il gelato, come si vede qua, si vede. Cos'ha di particolare questo pozzetto? Che praticamente ha due unità di rifrigerazione, una agricola e una ventilata. Durante il giorno si utilizza la parte, il glicolo è sempre acceso, ma in stand-by praticamente non entra in funzione il compressore del glicolo, ma è comunque sempre accesa, ma aiuta a mantenere il gelato per quanto riguarda la maggioranza della sua maschera. E quindi di giorno viene tenuto freddo sia dal glicolo che dalla ventilazione, praticamente c'è sopra una lavandaria che copre il gelato, facendo così, in modo noi nel pozzetto gelato il gelato è completamente a vista. Di notte, adesso non so in che pagina è, di notte praticamente, quindi questa è la visione come vediamo durante il giorno il gelato, e abbiamo due tipi di vasche, una più grande da 26 cm e una da 20 cm, quindi abbiamo due possibilità di mettere le vetrine, e questo è il concetto. Comunque c'è una vasca di glicole che mantiene il gelato e funziona così: di giorno viene, quindi c'è la carabina è in alto e esposta e lavoriamo in funzione giorno. Di notte switchiamo in col sistema notte, praticamente abbassiamo il gelato, mettiamo i tappi e quindi il gelato viene conservato solo dal glicolo. Come funziona? Cioè, noi abbiamo la possibilità di tenere il gelato in mantenimento in funzione notte anche durante il giorno, per esempio una giornata di pioggia noi possiamo tenere il gelato in funzione notte in modo per risparmiare energia, perché chiaramente quando il gelato è mantenuto agricolo il risparmio energetico rispetto alla vetrina tradizionale è notevole. Oppure alla mattina il gelatiere comincia a fare il gelato, non ha la necessità di accendere la vetrina per tenere il gelato esposto, perché comunque il gelato è sempre a bordo, quindi se per caso entra un cliente durante la mattina lui ha comunque il gelato a bordo nella vetrina e quindi può comunque utilizzarlo, quindi tiene la vetrina in funzione notte, praticamente è quasi come se fosse spenta. Quindi due unità di rifrigerazione, una appunto per il ventilato e una per il glicolo. Un'altra caratteristica è che comunque noi quando in funzione notte, mettendo dei vassoi, possiamo utilizzarlo come pasticceria e quindi abbiamo questa funzione ibrida che utilizziamo la vetrina sia come gelateria che come pasticceria. Non so se avete delle domande da fare. Io direi di invitare tutti allo stand, se siete presenti,
E quindi se volete sapere qualcosa di più, grazie infinite.